Hello everyone, how are you? Let's see if there's someone tuning in. So excited today doing this live. So, if you're here, please give me a shout in the comment saying it hey, I'm here. Right, as I said, today we are going to do this mini Italian class. Um, and we are going to talk about um false friends. If you don't know false friends, uh, false friends are basically words. They're similar in two languages, but they mean something different, so they can be easily easily confused. So I can see Miriam is here. Hi Miriam, how are you? Uh, Brahim is here. Hello Brahim. Ciao, come stai? Tutto bene. Um. Hi there, hi there, it's nice to see you here. So, um, what I'm going to do, right? I'm going to explain how this is going to work. Hello and ciao and come I'm going to explain how this is going to work because obviously uh, I'll need you to interact in the comments and um, I am going just to explain the structure of the whole thing. Ciao and ciao Sophie. Ciao a tutte! Come state? Tutto bene? So, how this is going to work? Right, so a few things. Uh, as I said, we're going to talk about easily confused words in Italian, false friends, like words that are similar in Italian and English, but I think they mean something different. And uh what I do like all in my all in my classes if you have studied with me you know that I do all my classes in Italian however don't worry because I'm going to speak slowly and I'm going to take it easy okay however if you at any point you're not understanding what the hell I'm saying you can always do, do two things if you're understanding good so you give me heart give me heart if you understand let's try it so, if you are understanding what I'm saying, basically, yes, because I'm speaking in English, give me a heart right now, okay? However, if you are not understanding, you just give me thumbs. So, if I see that, like, lots of thumbs, it means, oh, they're not really understanding. So, let's, let's take it slowly and maybe let's say this in English, all right? So, heart, if you're okay, and thumbs, if you're uh, not so sure, can you say this in English? Yes? right okay so um and yeah so i think we can begin i think i explain all the rules uh don't worry if i start speak italian like you will understand me don't worry i speak very very slowly okay so what we're going to do today we're going to s to see the difference like you see in the title between attendere and attend right because these are Very false friends, they mean something completely different, ok? So, let's start in Italian. Ok, right. so, oggi vediamo la differenza tra attendere, attendere e attend, ok? Come si dice attendere in inglese? Come si dice attendere in inglese? Scrivi nei commenti. Come si dice attendere in inglese secondo te? Si dice attendere, non si dice attend, no. Non si dice to attend, no. Attendere si dice to wait for. Attendere in inglese to wait for. Va bene o no? Se va bene, cuori, cuori, se va bene, sì. Se non va bene police. Ok? Attendere to wait for in italiano. Ad esempio, facciamo un esempio, ok? Esempio, example, esempio. Attendo con impazienza la fine della quarantena. Attendo I'm waiting for con impazienza impatiently la fine, the end della quarantena, of the quarantine. Lo scrivo nei commenti, ok? Lo scrivo nei commenti. Attendo con impazienza la fine della quarantena. Attendere, to wait for. Not attend, no, ok? Attendere, to wait for. Attendo, I'm waiting for, impatiently, con impazienza, la fine della quarantena. The end of the quarantine. Yes? Oh, someone is angry! Don't give me angry faces! <laughs> okay. ok, va bene. Un altro esempio. Facciamo un altro esempio. Ok, un altro esempio. Uh, la mia famiglia. My family, la mia famiglia mi attende is waiting for me in Italia. In Italy, la mia famiglia, my family is waiting for me in, it, in, in Italia. In Italy. Ok, allora uh, un altro esempio. Uh, mi sono scocciata, mi sono scocciata, I'm fed up, mi sono scocciata, I'm fed up di attendere. O waiting, I'm fed up with waiting, in italiano è mi sono scocciata di attendere, ok? Allora, in inglese, ok? I'll say this in English. So, attendere in English is To wait for. Okay? It's not to attend. I have given you a few examples, they're in the comments. So, first example we have uh, attendo con impazienza la fine della quarantena. I'm waiting impatiently for the end of the quarantine. If that's you too, give me a heart. Because seriously, I'm waiting impatiently for it. Then, second example: La mia famiglia mi attende in Italia. My family is waiting for me in Italy because I can't fly now. And then third example. Mi sono scocciata di attendere. I'm fed up with waiting. Ok, ok. Bene. Tutto bene? Cuori? Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ok. Allora, attendere. Attendere è. Un verbo regolare. Attendere è un verbo regolare. Ok, attendere è un verbo regolare. Nel presente, attendere è io attendo. Tu attendi. Lui o lei attende. Noi attendiamo. Voi attendiamo. Attendete, loro attendono, loro attendono, ok? Nel presente lo scrivo nei commenti, aspetta. Allora, al presente è io attendo, tu attendi, lui attende attendiamo voi attendete loro attendono ok poi al passato prossimo al passato prossimo è un verbo che prende avere ed è irregolare ok al passato prossimo è irregolare ad esempio io atteso tu hai atteso lui ha atteso noi abbiamo atteso voi avete atteso loro hanno atteso infine al futuro futuro si sì, attendere è regolare ed è io attenderò tu attenderai, lui attenderà, noi attenderemo, voi attenderete, loro attenderanno, ok? Allora, come va? Bene o così così? Se va bene, cuori, se va così così, pollici, ok? Allora, in inglese, va bene? I say this in English. So I just given you. All the verb attendere in three tenses: present, past, and future. In present and future, is regular. In the past, is irregular. Okay, so you have them in the comment. I also have written it for you in the comment if you wanna see how it's written. Okay, let's see. We have some question here. So Julia says, "What is the difference between attendere and aspettare?" I like this question. Yes, good question. So. The main difference would be that attendere is more informal. Sorry, uh, attendere is more formal than aspettare. So aspettare is slightly informal, and attendere is more formal. That's the main difference. But they both mean to wait for. So a good question there. Okay. So at this point, right? You say, "Hey, uh, you know what? Um, if." Attendere means to wait for, then how do we say in Italian to attend? Well, that's gonna be the second part of this class, but before doing that, right, let's do a mini quiz. Let's do a mini quiz because I like quizzes. Yes, so I'm gonna say some English, I'll write in the comment, and you will have to write the Italian, okay? Okay, so in Italiano, okay? Domanda 1. Domanda 1. Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? How do you say in Italian? Come si dice in italiano? I am waiting for my lunch. Come si dice in italiano? I'm waiting for my lunch. Scrivilo nei commenti. I am waiting or I wait for My lunch? Scrivilo nei commenti. Questa è la domanda numero uno. Ok? I am waiting for my lunch. Scrivi in italiano. Se vuoi, puoi usare un dizionario come wordreference.com. Usa il dizionario wordreference.com. Ok? Allora, Brahimi dice attendo il pranzo, mm. attendo il pranzo, quasi, attendo il mio pranzo. I think there's a typo there. Attendo il mio pranzo. Giulia, attendo il mio pranzo, sì. Anche io attendo il mio pranzo. Attendo per il mio pranzo, um, sì, va bene anche, attendo per il mio pranzo. Uh, I think it would better, just attendo il pranzo e uh, then io attendo il mio pranzo. Thomas is pranzo is masculine, so to mio, uh, and Miriam says attendo il mio pranzo. Yes. So, a better way to say: attendo much more natural would be attendo il pranzo. ok Domanda numero due. ok domanda numero due. Allora, come si dice in italiano? I waited for an hour at the supermarket yesterday. El pasado, okay? Passato. I waited for an hour at the supermarket yesterday. I waited for an hour at the supermarket yesterday. Allora, I waited for passato, an hour. At the supermarket yesterday. Ok. Ricorda di usare il passato. Il passato di attendere è io ho atteso, tu hai atteso, lui ha atteso, noi abbiamo atteso, voi avete atteso, loro hanno atteso allora brahimi ieri ho atteso per un'ora al mercato ok quasi quasi mercato e market vuoi scrivere supermarket come si dice supermarket ok qua però bravo uh, brava ieri ho atteso giusto per un'ora giusto al mercato no perché al mercato è market ok eh, come si dice supermarket Scrivi nei commenti come si dice supermarket facile, molto facile. Sì, sì, facile come si dice. Supermarket, ho atteso an' questa. Ho atteso al supermercato per un'ora. Sì, corretto, ho atteso al supermercato per un'ora. Bravissima, uh, io ho atteso un'ora ieri al supermercato. An' si. Sì. Uh, so, oh, perché ho due one Ann Jones and Ann. Oh, I don't know how to pronounce it. Sutty, I think it's right. Sophie, atteso per un'ora al supermercato. Quasi, ho atteso per un'ora al supermercato. Um, Braini? Sì, supermercato esatto. Thomas, io atteso. Al supermercato per un'ora. Si sì. atteso una S. Atteso una S, one S for atteso, Linda. Io atteso al supermercato per uno un'ora, no in ora ieri, sì ok, perfetto. Allora andiamo avanti, let's move on. You become very good at this. So let's move on. Allora, come si dice to attend in italiano, non attendere. To attend in italiano si può dire in due modi. Ci sono due modi per dire attendere. Oh, scusa. Ci sono due modi per dire to attend. Numero uno. To attend, in italiano si dice frequentare. Frequentare frequentare significa to attend regularly ok frequentare to attend regularly frequentare frequentare to attend regularly esempio allora esempio frequentare un corso d'italiano to attend an italian course frequentare un corso d'italiano to attend an Italian course. Oppure frequentare uh, la scuola. To attend school. Ok? Va bene se va bene? Cuori, se non va bene, pollici. Ok. Se va bene cuori, se non va bene. O oh, così così. Pollici va bene? Allora, allora. Frequentare significa in, eh, in inglese to attend regularly. Esempio. Esempio. Un altro esempio. Uh, tutti i giorni frequento. Um, tutti i giorni frequento la mia classe di italiano. Every day I attend my Italian class. Adesso attendo. Uh, scusa. Adesso frequento una classe di italiano. Now I'm attending an Italian class. Ok, so I'll say this in English so everyone understands. Frequentare in English means to attend regularly. And then I've given you some examples like frequentare un corso di italiano, to attend an Italian course, or uh, frequentare la scuola. I'll write in the comment. Frequentare la scuola. To attend school. So, to attend regularly. Frequentare. Ok? Andiamo avanti. Frequentare è un verbo regolare. Ah, what's going on? What's all this emoji? <laughs> oh, god, you need to explain that to me. All right, sorry. All right, let's, let's carry on in Italian. So... Uh, frequentare frequentare to attend regularly è un verbo regolare è un verbo regolare si sì? al presente frequentare è io frequento tu frequenti lui frequenta noi frequentiamo voi frequentate loro frequentano. Ok? Questo è il presente del verbo frequentare. L'ho scritto nei commenti. Va bene? Nei commenti. Al passato, al passato prossimo, il verbo frequentare prende il verbo avere. Prende il verbo avere ed è regolare. Così puoi dire, io ho frequentato, tu hai frequentato, lui ha frequentato, noi abbiamo frequentato, voi avete frequentato, loro hanno frequentato. Ok? Sì o no? Se sì, va bene, cuori, se no, uh, pollice. Ok, poi c'è al futuro. Il futuro del verbo frequentare è regolare. Ok, quindi al futuro è io frequenterò, tu frequenterai, lui frequenterà, noi frequenteremo, voi frequenterete. loro frequenteranno Va bene Allora in inglese for those who are not clear Okay so I just given you the verb frequentare in three tenses present past passato prossimo there are two past in Italian but I just for now I just put passato prossimo in there and then future You have them in the comments I've written them to you. I've written them for you so you have them all okay let me take a sip of water because my mouth is getting dry i'm talking too much so remember frequentare means to attend regularly and it's a regular verb so no problem and you can conjugate it in present past future regularly just like i did in the comments so far so good so If you have understood that, let's do a mini quiz. Let's do a mini quiz. Ok, so, you ready? Io dico in inglese, tu scrivi in italiano. Ok? Come si dice? Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? I attend school every day. Because I'm the best student. <laughs> come si dice in italiano? I attend school every day. I'll write again, come, on. come si dice in italiano? I attend school every day because I'm the best student. Lo scritto nei commenti. I attend school every day because I'm the best student. Ricorda di usare il verbo frequentare al presente. Ok? Pronti? Scrivi nei commenti. Io bevo. Allora, vediamo. Oh, nessuno risponde. No one is replying. That's a bad sign. Non mi understand. <laughs> ok, let's do it together. Allora, I attend school. Frequento la scuola. Every day, ogni giorno, perché sono la studentessa migliore o sono lo studente migliore maschile. Allora, vediamo. Ah, ci sono delle risposte. Bene. Allora, Sophie, io frequento la scuola. Sì. Puntini, puntini. Ok. Uh, Brahimi, frequento la scuola tutti i giorni perché. Tutti i giorni. Tutti i giorni perché sono il migliore studente. O lo studente migliore. Ann, frequento, frequento la scuola tutti i giorni perché sono la migliore studentessa. Miriam, frequento la scuola tutti i giorni, non gli giorni perché with the CHE sono la migliore studentessa. Linda, io frequento la scuola ogni giorno perché sono meglio. Ok, sono la studentessa migliore. Laura, frequento la scuola ogni giorno perché sono uh, il migliore studente. You are a girl, so you'd rather say sono la migliore studentessa o sono la studentessa migliore. Linda, per il test Remy McMath. <laughs> I know, right? Um, the, is there a way to um, set your uh, keyboard in Italian? If you're doing it from a phone, maybe you can do that. Uh, ok, allora. Questa la, ris la risposta è frequento ogni giorno o tutti i giorni la scuola perché sono la studentessa migliore o sono lo studente migliore. Ok? Frequento la scuola ogni giorno o tutti i giorni perché sono la studentessa migliore o sono lo studente migliore l'ho scritto nei commenti ok allora un'altra domanda un'altra domanda come si dice in italiano I've attended an Italian class with Amy today come si dice in italiano I attended An Italian class with Ermi today. Passato, ok? I have attended or I attended an Italian class with Ermi today. Scrivilo nei commenti, vai! Ricorda che è il passato. Il passato di frequentare è io ho frequentato tu hai frequentato lui ha frequentato noi abbiamo frequentato voi avete frequentato loro hanno frequentato ok? quindi ricorda di usare il passato per questa traduzione I've attended an Italian class with Amy today allora an Dice, ho frequento, ok, ho frequentato ho frequentato una um, non corsa classe italiana con Ermi oggi. Si sì. vabbè, va così così quindi ho frequentato una classe di italiano con Ermi oggi. ann Jones dice: Ho frequentato una classe con Ermi oggi, sì. Uh, Miriam ho frequentato una lezione di italiano con Ermi oggi, perfetto, um, oggi io ho frequentato la classe con Ermi, Sì, brava Brahimi. quindi I have attended, ho frequentato um, una classe di italiano. Con Ermi, Ermi oggi ho frequentato una classe di italiano con Ermi oggi. Ok. Ecco qui. L'inda Ho frequentato Ok, uh, again, I think that's predicted test for you. So, ho frequentato una no un una classe di italiano con Ermi oggi. Sì, esatto. Bravissimi! <applause> Bravissimi. Ok. Adesso, ok? Facciamo il secondo significato del verbo attend, to attend, perché to attend in italiano si dice anche partecipare a, to attend in italiano si dice anche to, uh, partecipare a partecipare a significa to attend normally once, just for one time. Yes. Partecipare a to attend for once or like just like not frequently, just once. Ok. Per esempio, per esempio, puoi dire Ok? Per esempio, puoi dire spero di partecipare alla festa della mia migliore amica. Spero, I hope, di partecipare a to attend la festa, the party della mia migliore amica, o my best friend. Spero di partecipare alla festa della mia migliore amica. Ok? Spero di partecipare alla festa della mia migliore amica. I hope to attend my best friend party. L'ho scritto nei commenti. C'è cioè nei commenti. Um, partecipare alla festa. To attend the party. Ricorda, ricorda, remember, ricorda che partecipare è seguito da a. Partecipare a. Partecipare a una festa. Partecipare a un evento. Partecipare, uh, I don't know. <ride> partecipare a un concorso to attend a context. Ok? Allora, come va? Va bene? Se va bene? Cuori, se non va bene, così così. Pollici e lo dico in inglese. Lo dico in inglese. Lo dico in inglese, sì, si, dai, lo dico in inglese. I'll say this in English as well. So, to attend, another way to say to attend in Italian is participare a. And participare a means to attend like normally for once, just for once. So, for example, I've given you a few examples in the comment. Um, spero di partecipare alla festa della mia migliore amica. I hope to attend my best friend's party. There could be something like that. Or um, another example could be... I'm going to give you another example. Um, parteciperò, I will attend, l'evento oggi. The event today. I will attend the event today. Parteciperò all'evento oggi. Allora... Andiamo avanti, ok? Partecipare è un verbo regolare. Yeah! Partecipare è un verbo regolare. Al presente partecipare è io partecipo. Tu partecipi. Lui partecipa. Noi partecipiamo, voi partecipate loro partecipano ok? Questo è il presente del verbo partecipare l'ho scritto nei commenti al passato prossimo il verbo partecipare prende il verbo avere ed è regolare quindi si dice io ho partecipato, tu hai partecipato, lui ha partecipato, noi abbiamo partecipato, voi avete partecipato, loro hanno partecipato. Ok? Poi al futuro partecipare è anche regolare e al futuro si fa così io parteciperò tu parteciperai lui parteciperà noi parteciperemo voi parteciperete loro parteciperanno ok è un po' difficile la pronuncia, quindi io parteciperò, tu parteciperai, lui parteciperà, noi parteciperemo, voi parteciperete, loro parteciperanno. Allora, come va? Se va bene, cuori, così così, pollici. Sì? How, how are you doing? If you're ok, give me hearts. If you want me to say this in English, I will. and give me thumbs so what i did i given you all the three tenses that you can conjugate the verb participare which means um, to attend normally for just one time just once whereas frequentare means to attend regularly to attend something regularly okay so uh, in the present tense participare is Regular, and you have all of it in the comments, and then in the past tense, passato prossimo, it's regular as well, so you can conjugate it regularly and it takes the verb avere. And finally, in the future tense, it's regular too, so it's a very easy verb. One thing you need to remember though is that with the verb participare, is to put the preposition a after, so it's participare a yes. So if I want to say to attend a party would be partecipare a una festa. If I want to say to attend an event I would say partecipare a un evento. So learn this verb together with the preposition that follows it. Okay, facciamo un quiz, okay? Traduzione. Allora, un quiz finale, final quiz, all the verbs we learned today. Allora, Come si dice in italiano? Come si dice in italiano? I am waiting for you. I'm waiting for you. Come si dice in italiano? Scrivilo nei commenti. Quale verbo usi? Attendere, frequentare o partecipare? Come si dice? I'm waiting for you. Scrivi nei commenti in italiano. Io aspetto. Io attendo che voi scriviate nei commenti. I'm waiting for you to write in a comment because I know that Facebook is a bit late. <laughs> so you write something and then after ages I get it. Okay, so. Hey, Ann! Attendo per te. Ok. Ok. Allora, in English. I'll say this in English because this is very important. I like that you translate it like that, and but it's not correct. Uh, the thing is, right? Attendere means to wait for. So the for, you don't translate it. It's already included in the verb. So you don't translate per. You just say attendo te not ti attendo te or you could say if you want to use ti you could say ti attendo okay miriam attendo per te again same thing that's it and it's either attendo te or ti attendo because the for is not translated remember we say that attendere means to wait for it's not just a way to wait for. Remember that. It's both together. Uh, Sophie, uh, attendo per tu. Um, remember, remember what I just said? Yeah. Uh, attendo is right, but you just need to put either te after, attendo te, or you put te before attendo. Ti attendo. And participo a te. Uh, I think you got confused that participo a te is not correct because participo. Uh, maybe you meant participo, but participo means uh, to attend something once. So you want to say, I wait for you. Laura, aspetto. You can use, use aspetto, yes, uh, but not per. So aspetto te or ti aspetto. Right, I see most of you. Uh, most of you translated that per. You don't translate the per. Attendere means to wait for, so you don't translate the per. So Miriam, yes, ti attendo and ti attendo. Sophie, attendo te, yes. Now you got it right, Braimi, ti attendo, yes. So remember, attendere to wait for. You don't translate the for because it's already included in the verb. Prossima domanda, okay? Come si dice in italiano? Are you waiting for the bus? Are you waiting for the bus? Come si dice? Are you waiting for the bus? Are you using attendere, partecipare o frequentare? Are you waiting for the bus? Oh, c'è l'acqua. I miei occhiali sono sporchi. Allora, vediamo. Cosa dicono le persone qui? Non vedo. OK. Allora, Brahimi dice: attendi l'autobus. Corretto! Ding, 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 ding. Attendi l'autobus! Sì? No, commento, uh, Ann Jones, attendi un autobus! Sì, va bene. Linda, hai attendere un autobus? Uh, no, uh, solo attendi l'autobus. Uh, Miriam, attendi l'autobus! L'apostrofo autobus. Um, uh, Miriam, um, autobus take L because it starts with a vowel, Sophie, attendi l'autobus, sì col punto interrogativo, and Southall attendi l'autobus, attendi l'autobus, sì 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 bravissimi, ok bene. Allora prossima domanda, ok la prossima domanda, pronti? Via, come si dice? Many people attended my event yesterday. Many people attended my event yesterday. Many people People, you have two ways to say people. People, persone o gente. Gente è singolare, persone è plurale. Ok? Many people attended my event yesterday. Many people attended my event yesterday. Ricorda di usare il passato, passato, ok? Yesterday, ieri. Ok? Non usare il presente o il futuro, usa il passato. Allora. Brainy, molte persone hanno atteso il mio evento ieri. No, ok, Bray mi ricorda che attend non è attendere, è frequentare o partecipare a. So you cannot use attendere, because attendere means to wait for. We want to say they attended. Uh, Linda, tanti genti attendate il mio evento ieri. No, um, Linda, like I was saying to Brahimi, to attend means, in Italian means uh, frequentare or partecipare a. Frequentare is when you attend something regularly, so for example you do every week, every day, etc. Whereas, participare a it normally means that you attended it for once. Okay? Not regularly, just for once. So you need to be careful with that verb. Uh, Anne says, Ogni gente hanno frequentato il mio evento ieri. Quasi, almost, quasi. And Jones, so ogni gente um, it would be actually mo molta gente, many people, molta gente hanno frequentato, correct? Well, sorry, if you say gente, gente is singular, so it would be molta gente ha frequentato il mio evento ieri. Yes. However, the event is just once. To be honest, right? frequentato, frequentato il mio evento ieri, it's fine. But since it's just one event, you would rather use partecipare rather than frequentare. Miriam says, "Molta gente ha partecipato all'evento ieri." Sì, corretto, bravissima. The only thing is to put a l l apostrophe, so that goes together. Anne says, "Molte persone hanno." Parteciperanno. You used here, I think it's either a typo or you got confused. Uh, it would be hanno partecipato a l mio evento ieri. Almost correct. So remember: hanno partecipato a. Remember the a after partecipare. Ok. Uh, Sophie says: partecipato a. Yes, that would be part of the sentence. Correct. Um, It would be great if you could write a whole sentence. Uh, and then Anna says, Al mio vento, you correct yourself. Yes. Um, Brahimi, Al mio vento, you correct yourself. Yes. So the answer is, Molte persone or Molta gente, many people. If you use molte persone is plural, so it would be molte persone hanno partecipato, or if you use molta gente, it would be singular, so it would be ha partecipato um, al mio evento, to my event, ieri. And the reason why I use participare and not frequentare is because it's just one event, so it's not something that's regular. Okay, so, allora, do you wanna do one last, one last translation? One last translation? Okay, let's do one last translation. Allora, come si dice, uh, I'm attending an Italian class on Facebook right now. Come si dice, I am attending an Italian class on Facebook right now. Get this right, get this right, yes. You can get this right. Come on. I am attending an Italian class on Facebook right now. Remember attend means frequentare or participare. Does not mean attendere. So use the right verb. <laughs> I am waiting for your answer. I'm looking forward to to seeing them while I wait, I'm going to do a little recap of the whole thing in Italian. So, Allora, attendere in italiano vuol dire to wait for. To attend in italiano si dice Frequentare o partecipare a. Attendere è un verbo regolare al presente, al passato è irregolare e al futuro è regolare. Frequentare è un verbo regolare al presente, al passato e al futuro. Partecipare a è un verbo regolare al passato, al presente al futuro anche ok quindi ricorda questo allora vediamo un po ci sono dei commenti miriam dice partecipo a una classe di italiano adesso si sì, corretto laura partecipo ad una classe di italiano adesso si sì, corretto ding 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 linda partecipato a una classe di italiano su facebook ok Um, Linda è presente, so uh, partecipato is pass. I think you were trying to use pass, but you need to put present, so it's participo. A, ah, remember A after participo. Um, Ann, partecipo with a nine, a una classe di italiano su Facebook adesso. sì. Uh, Brahimi, partecipo a una classe italiana su Facebook ora. Sì, uh, a una classe di italiano rather than italiana. An, partecipo ti, partecipo a una classe di italiano su, su no, sul, su Facebook adesso. Uh, Sufi, partecipo a una classe. Uh, di italiano su Facebook adesso yes okay I can see folks you got the verb right some things uh, some things are a bit mixed up but you got the verb right so which is good okay so the final answer would be I have I'm attending an Italian class on Facebook so I'm attending partecipo partecipo we're using consonants partecipo a remember after una classe di italiano su Facebook ora now o adesso. Va bene? Se va bene, dammi i cuori, se è così così, dammi il pollice, ok? E con questo dichiaro finita la classe. E with this I declare this class over! thank you so much for all your comments for your participation it was amazing i think we should do this more often uh, i'm gonna do another one on saturday and i'm gonna do it later because some people wanted to participate uh, but they couldn't because they are like in the us and like far away so oh like it's 5.30 my your 11.30 is 5.30 so i can't participate so i'm gonna do it maybe in the afternoon next saturday meanwhile i wish you a very happy easter do you know how to say Happy Easter in Italian? Happy Easter is Buona Pasqua. Buona Pasqua. Okay. Buona Pasqua. If this was useful to you, if you like this class, uh, please feel free to invite anyone who may be interested, and feel free to uh, tell everyone you know that wants to learn Italian invite them to uh, to join this group uh, and then next week we're gonna do another one on a Saturday as well and we are gonna see other false friends meanwhile keep practicing yes and keep learning yes ciao ciao tutti ciao 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 ciao, ciao. ciao.